In every single word I speak. Il Perugia affrontava un grande esame di maturità e l'ha superato. Sì, l'ha superato a pieni voti, anche con un pizzico di fortuna, però l'importante erano i tre punti. Era una squadra fortissima, la Nocerina non giudico solo io per quello che sta facendo. Abbiamo racciuffato la terza posizione a pari punti con loro e siamo contenti di questo, anche se è stata una partita molto sofferta. Adesso si prevedono altre sfide importanti contro il Latina, ad esempio, ma contro l'Avellino stesso che ci sarà dopo la pausa. Quindi pensa che il grosso è stato fatto o ancora c'è tanto da fare? No, c'è molto da fare, adesso viviamo un attimino partita dopo partita, ci abbiamo l'Avellino prima la sosta, poi l'Avellino, cerchiamo di recuperare tutte le forze e poi affrontiamo una alla volta. Logicamente questa squadra è quella più forte, li abbiamo superata bene, anche se ci ha messo in difficoltà, anche perché è una squadra che gioca da tanto tempo insieme, si trovavano a meraviglia, quindi poi è una squadra che non ti dà punti di riferimento. Noi dobbiamo crescere nella gestione palla, non concedere troppe pause all'avversario. La Cacioli è un piccolo stiramentino, credo. Gianni è partito un po' impacciato, ma era normale, non giocava da tanto tempo, quindi... però poi alla fine si è testicato abbastanza bene, anche perché c'è esperienza da vendere. Abbiamo fatto una partita buona, abbiamo perso la partita perché il calcio a volte è un po' strano, non sempre premia i meriti. Noi oggi meriti in campo ne abbiamo acquisiti tanti, però la partita l'abbiamo persa. Anche il pareggio per noi sarebbe stato un risultato stretto, perché la partita lei l'ha vista, per tanto tempo l'abbiamo comandata. L'imperativo categorico era prevalere, ci siamo riusciti, a volte la fortuna arrida ai forti e noi siamo stati forti a farci arridere la fortuna. Abbiamo vinto contro una squadra la più forte vista al Curi, era importante raggiungere questo risultato in una gara che vede tra le protagoniste del campionato il Perugia è riuscito a allungare. È la prima volta che ha quattro risultati utili consecutivi, quattro vittorie. Un buon viatico per raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo. Cristina. Sì, il Perugia con questa vittoria, con questi tre punti, aggancia la Nocerina a 36, quindi in terza posizione, piena zona playoff, quindi adesso si può davvero iniziare a sperare in qualcosa di buono per questo Perugia. Il vento sembra che davvero sia cambiato, ne sono testimonianza tutte le vittorie che ha ottenuto il Perugia in queste ultime partite. Quindi sembra che questa squadra, anche con i rinforzi che sono arrivati a gennaio, abbia iniziato a carburare di più in vista di un rush finale per questo fine di campionato, per cercare appunto di mantenersi sempre nella zona playoff, così poi magari anche per salire in B, insomma. E, ripasso la linea. Fabio? Sì, una bella vittoria, la vittoria che tutti noi volevamo. Possiamo dire che dopo il mercato di gennaio in campo c'è un'altra squadra, perché i nuovi acquisti sono ottimi acquisti e c'è anche chi dei vecchi, chiamiamoli vecchi, è uscito fuori ora, come Fabinho, che sono due partite
oggi lo conferma con il gol, ma la partita di Pisa è stata devastante, quindi anche l'apporto dei giocatori che magari erano un pochettino in ombra nel rime gare ora sta diventando determinante in un momento in cui abbiamo bisogno di risultati e di continuare su questa striscia positiva che ci sta vedendo scalare la classifica come tutti noi ci vogliamo e come tutti noi speriamo. Ora c'è una sosta che servirà molto e poi arriva l'Avellino, che è la squadra che ci è qualche punto avanti, quindi speriamo di fare anche lì un ottimo risultato, Erika. Sì, queste sono le tipiche vittorie che piacciono ai tifosi, no? Quando all'ultimo segni e passi in vantaggio, anche se poi sul campo, no? sembravi essere in svantaggio. Obiettivamente il Perugia forse meritava un pochino meno rispetto alla Nocerina, perché la Nocerina ha giocato in maniera eccelsa, diciamo, oggi. Purtroppo per loro il Perugia è passato in vantaggio, e è quello che dico sempre, cioè le partite si vincono con la testa e con la determinazione. A volte non conta tanto l'aspetto tecnico, tattico o atletico, ma conta quanta determinazione ci metti e quanto riesci a ragionare e a restare calmo in situazioni come quella di oggi, che a un certo punto insomma si era creato un po' di parapiglia, dato che i giocatori della squadra avversaria si erano un po' agitati, hanno cominciato a commettere fallo e l'arbitro più volte ha lasciato correre, quindi non solo siamo stati sfavoriti da alcune decisioni arbitrali palesi, a mio parere, ma siamo riusciti a vincere anche contro una squadra che era favorita, quindi il mio applauso va oggi all'allenatore e ai ragazzi. Il Perugia ha vinto una partita che in alcune fasi sembrava veramente doverlo vedere soccombere. La Nocerina ha fatto a tutti un'ottima impressione, squadra costruita per la Serie B, squadra che ha dimostrato dall'inizio alla fine sul campo di avere una quadratura che sicuramente la proietta tra le favorite del campionato. Però il Perugia ha vinto con le sue armi, ha vinto con gli 1-1 contro una squadra più compatta che giocava anche con le linee molto vicine, ha saputo spesso scombinare i piani dei giocatori campani con le fiammate di Fabinho, alla fine con le inventive di Dettori e di Rantier che si sono rivelate decisive. Stare coi piedi per terra è l'imperativo, perché comunque questo è un campionato che ormai non, a 9 partite dalla fine difficilmente potrà vedere il Perugia e il Lizza per il primo posto, ce lo auguriamo, ma bisogna anche essere ragionevoli. Però nei playoff fare tesoro di queste partite e tener conto che se avremo di fronte a Nocerina anche nei playoff in qualcuna della partita delle serie, sicuramente avremo di fronte un avversario fortissimo, con il quale bisognerà mettere in campo tutte le nostre armi, a partire ovviamente da quelle agonistiche, che sono il presupposto e condizione necessaria ma non sufficiente, perché poi ci vorrà anche che si trovi un impianto di gioco, una sicurezza nei propri mezzi, che stanno arrivando peraltro, capaci di esaltare le peculiarità degli individui, dei giocatori del Perugia, che sono la nostra arma decisiva a questo punto della stagione. Era fondamentale prendere questi 3 punti, riagganciare la Nocerina, ci siamo riusciti. Da ricordare che la Nocerina non perdeva dal 16-12-2012, l'ultima partita che aveva perso contro la Carrarese, poi aveva perso il 2-12 contro il Gubbio, era una bellissima partita. Il Perugia, aggiudicandosi questa partita, ora è al terzo posto in coabitazione con la Nocerina. Ci attendono altre sfide, ci sarà una pausa di una settimana, speriamo che si recuperano tutti gli elementi, Di Viero ritornerà, speriamo che Caccioli si guarisca, ma oggi c'è da mettere in risalto la prova gagliarda del nostro portiere Kopilevic, del nostro funambolico Fabinho, che finalmente si è sbloccato, è riuscito a fare una gara gigante, e poi abbiamo quei giocatori come Rantier che quando entrano segna, lo ha fatto con il Gubbio, l'ha replicato oggi, abbiamo battuto una grande squadra, è un ottimo, come dicevo prima, viatico per ottenere quei grandi obiettivi che ci aspettano. Per il momento è tutto, gli amici di Tifo Grifo, alla prossima.